Ciao a tutti, dovremmo essere live. Allora, fatevi coraggio, so che può spaventare la cosa, ma potete scrivere in chat. Fidatevi, non vi mangia nessuno. Ciao Cig, ciao ciao, ciao Penelope, ciao, ben arrivati, ben arrivati. Vedo che la gente ondeggia, perché ci sono dei picchi di gente che arriva, poi se ne va in massa, non si capisce bene come funziona. Ciao Cinzia, ciao ciao. Metto su il sugo con le lenticchie per stasera, ma vi seguo. Beh, posso invitarmi a casa tua? Bene, bene, dai. Allora, che famo? Iniziamo? Ok, sì, adesso ci vedo, per cui ci siamo. Secondo me la gente si sta chiedendo che cosa sono le cose che abbiamo scritto qui sotto nell'immagine. Esatto, sì, ormai siamo dei campioni di spreco alimentare. Sì, no, infatti, infatti, in senso negativo, ovviamente. Allora, siamo tornati su di numeri, quindi direi che possiamo partire. Vai. Da che punto possiamo cominciare ad affrontare questo problema? Magari, non so, vediamo effettivamente qual è il problema. Esatto, anche di questo siamo campioni. Carica colpa, sì. Dicono che non c'è il tuo audio. È vero? Bontea dice che non c'è l'audio di Chiara. No, no, si sente Chiara. Ok, vabbè, Bontea che come al solito ha problemi di connessione. Nulla di nuovo sotto il sole. Ah, non si sente. Ah, ok. Ah, quindi io per tutto questo Accidervoli. tempo ho parlato e Hai non si è aperto il sentito. microfono? Forse adesso sì. Adesso mi Ok, sentite. perfetto. Confermate. Ciao, SciStream. Ora si sente. Ora si sente. Ma dietro quel nome si può sapere chi c'è di voi o deve rimanere un segreto? No, così per curiosità. No, non. Ok, sì, no, Cinzia, abbiamo risolto, abbiamo Abbiamo risolto. Aveva risolto, solo sì. Piccolo dimenticato di aprire il microfono. Succede, succede. dettaglio. Dicevamo, partiamo da quello che è il problema. Vai. Allora, il problema è lo spreco alimentare. L'idea era quella di iniziare facendo una distinzione tra quello che è effettivamente colpa nostra di ogni consumatore e quello che invece è, tra virgolette, a carico dell'azienda. Allora, per quello che ci riguarda, possiamo parlare proprio di spreco di cibo quando l'alimento che abbiamo nel frigorifero, diciamo, non rispetta più una serie di caratteristiche che lo rendono edibile. E questo avviene tendenzialmente con i prodotti freschi che compriamo e lasciamo andare a male nel frigorifero o fuori dal frigorifero, nel caso ad esempio anche della frutta. In quel caso si parla di spreco di cibo, mentre invece la perdita di cibo è qualcosa che può avvenire durante le fasi di produzione, ad esempio di, non so, di una merendina, comunque di prodotti confezionati, piuttosto che anche nella raccolta, ad esempio, di frutta e verdura, quando vengono lasciati indietro degli alimenti che altrimenti non verrebbero venduti perché magari hanno ammaccature, hanno segni.
e quindi siccome sono un po' bruttini, poi noi non li acquisteremmo. E allora in quel caso vengono di fatto eliminati direttamente dall'azienda oppure in alcuni casi vengono riutilizzati, per esempio per la produzione, se penso alla frutta, per la produzione di confetture. Allora in quel caso non si parla di perdita di cibo. Mentre invece quando il prodotto non è proprio recuperabile, allora in quel caso si ha poi la produzione di questo spreco alimentare che si aggiunge al food waste che conosciamo, insomma. Allora, Esatto. vai. No, 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 vai, tranquilla, No, tranquilla. allora, niente, la fauna è vai. Vai. No, allora, spiego, c'è un attimo di ritardo, quindi ci sentiamo con un secondino di ritardo. Secondo me è molto illuminante il dato reale, cioè di quanto effettivamente sprechiamo, indipendentemente dal modo in cui lo sprechiamo. E la stessa FAO, e dopo magari se riusciamo vi postiamo anche il link per andare a vedere tutte queste cose qui, questi dati, ma soprattutto i consigli per ridurre lo spreco. Da un dato molto significativo, semplice, non un mille mila numeri che non se ne viene più fuori. Praticamente, considerate di preparare tre panini per merenda e uno lo buttate nuovo, senza neanche toccarlo, lo buttate nel cestino. Ecco, un terzo del cibo che noi produciamo viene cestinato. Quindi significa che abbiamo veramente uno spreco consistente. Di questa parte qui, di questo terzo, quindi circa un 33%, ma tenete a mente un po' 3, che è più chiaro, più semplice da guardare, c'è a seconda che il paese sia un paese in via di sviluppo o che sia un paese sviluppato, diciamo, un paese più ricco come ad esempio il nostro, ha un diverso modo, un diverso modo principale con cui questo cibo viene sprecato. Per quanto riguarda i paesi di sviluppo, il 40% viene perso nella raccolta del cibo, quindi posso immaginare che ne so, proprio nell'atto del raccogliere il grano, ok, per capirci, banalmente posso ipotizzare a disposizione una strumentazione anche tecnologica diversa dalla nostra, quindi si perde molto più materiale perché noi semplicemente abbiamo portato avanti la tecnologia per migliorarla, per guadagnare di più, molto semplicemente. Quindi le macchine che abbiamo sono molto ottimizzate per non sprecare cibo, ma non tanto perché a noi ci frega di non sprecare cibo, ma perché tutto lo cibo sprecato è guadagno perso. Di conseguenza, noi quel tipo di spreco lì l'abbiamo ridotto molto. Nei paesi in via di sviluppo, invece, è una delle fonti principali di perdita di cibo, e l'altro è il processamento, la lavorazione del cibo. Lo stesso 40% che per i paesi poveri è rappresentato da queste due cose qui, quindi dalla perdita durante la raccolta e durante la lavorazione, nei paesi più ricchi, invece, è proprio dato da quello che diceva prima Chiara, cioè dal fatto che rimangono lì sul banco perché quella pera c'ha il bozzetto nero perché ha preso, non dico una pacca, ma magari c'è un pezzettino che ha lignificato, ok? E quindi è più nero, è più duro, ah no, questo è brutto, oppure la banana che non è abbastanza dritta ma è troppo storta, oppure, non lo so, l'arancia che è troppo allungata invece di essere tonda, capito? Perché noi ci facciamo queste paranoie qua, queste seghe mentali, perché sono pure semplici seghe mentali. E l'altra parte invece è, che questa invece è quella che mi fa incazzare in una maniera allucinante, è quello che lasciamo nel piatto. Adesso piano piano vediamo tutti i vari punti, ma cerchiamo di capire appunto come possiamo noi nel nostro piccolo e praticamente ridurre questo 40%. Bye. Allora, questi punti li ha stilati la FAO nel 2016, dove proprio in occasione della giornata mondiale contro lo spreco alimentare aveva fatto uscire un'infografica per dare qualche indicazione per contrastare appunto lo spreco di cibo.
Il primo di questi è quello di consumare delle porzioni ridotte, quindi l'ideale sarebbe cercare di non mangiare, cioè non ordinare magari se siamo fuori a mangiare più di quello che riusciamo a mangiare, cercare, poi Andrea vi darà delle indicazioni invece più pratiche per ogni punto, quindi cercare Sono di cintura nera di queste cose qua. praticità. No, non è vero. Sono una persona molto pratica, ma non sono assolutamente. Sono cintura nera, non lo so, di cazzate probabilmente. Allora, per porzioni ridotte si intende sia quando siamo magari a tavola a casa, cercare di consumare, di preparare prima delle porzioni normali che possano andare bene per ogni componente della famiglia, ed eventualmente, qualora dovessero avanzare, evitare di buttarli via e di consumarli, come diciamo tante volte, o il giorno dopo, magari per il pranzo fuori casa, piuttosto che alla sera, quando non abbiamo voglia di cucinare, avere pronti gli avanzi del giorno prima, oppure vedere di riutilizzarli in altro modo, quindi ricucinarli, prepararli diversamente, oppure congelarli, di modo che nulla va male e si può riutilizzare in futuro. Andrea, tu Ecco, avevi. questa è una cosa che questa è una cosa che sicuramente sono abbastanza bravo a fare, perché sono un pochino braccino corto, quindi quando vedo, e soprattutto molto pigro, quindi le due cose messe assieme fanno sì che se mi avanza una, due fettine di arrosto, di polpettone, io le prendo, le metto via, poi mi invento un contorno, qualcosa, e ho già il pranzo per domani, quindi non devo né cucinarlo, né stare a comprare qualcosa di nuovo, e quindi ce l'ho già pronto. Pensandoci, perché alle volte alcuni di questi consigli che vedremo oggi per alcuni di noi possono sembrare assurdi, ok? Lo capisco, perché ad esempio questo per me è una cosa assurda, nel senso che ormai vivendo fuori casa da molto tempo non mi penserei mai di dire boh, questa fetta qui o questo pezzetto qui di cibo non lo mangio, lo butto via. Lo tengo da parte, ma è una cosa che mi viene automatica, non è che faccio chissà che sacrifici. Però ripensandoci mi viene in mente che magari, che ne so, mia nonna, quando facevamo le cene di Natale o insomma, no, con tutti i parenti si prepara una valangata di roba, ho il vago ricordo, quando ero molto piccolo, che effettivamente capitava qualche volta che delle robe, che ne so, per dire l'insalata che sistematicamente venivano condite 60 kg di insalata e messe in tavolo, poi nessuno si cagava l'insalata e quella veniva buttata via. Quello è un grosso spreco, è un grosso spreco. Quindi, fortunatamente, da molti anni ormai non è una cosa recente, mi capita di vedere quando vado a casa di parenti che mettono in tavola sì l'insalata, ma non condita, in modo tale che perlomeno se non va mangiata la rimetti in frigo e non Così succede nulla. come, esatto. Sì, quella dell'insalata Poi ci sono. scondita è una cosa che invece i miei hanno sempre fatto. La condiamo solo se decidevamo di mangiarla, se no, appunto, se no mia mamma diceva, ecco, poi devo buttarla, allora la mangiamo. Perché se no si sciupa ed è Esatto, tutto l'insalata di rinforzo che bisogna sempre avere sul tavolo e che esatto. poi viene costantemente buttata via. Lo Questa cosa evitiamo. pericolosa dell'insalata di rinforzo, che è una cosa che noi al nord non conosciamo, quindi ce la scampiamo, però insomma. Esatto. Però giustamente Jobu fa notare una cosa interessante, ma solo io quando mangio fuori, inteso fuori casa, ordino meno di quanto riuscirei a mangiare perché sono tirchia. Non solo perché sei tirchia, ma perché sì, anche per quello, ma ci sta, visto quanto costa comprare un panino fuori casa che ti costa tipo 15 volte di più che non fartelo in casa. Però questo ci permette di agganciarci anche a quello che mangiamo fuori casa, no? Io invece ho delle nonne morigerate, sarà stata la guerra. È una buona tecnica che condivido pure io. Cuoto, mia nonna mi mette a dieta pure a Natale. Ma no, Ivano, poverino. Salve a tutti. Elio ha Ciao, ciao. dedicato una canzone all'insalata che va male nel frigo. Sì,
Il valzer transgenico. Ok, bello, allora proverò ad ascoltarlo. Questo mi manca, in effetti. Sì, a me mancano un sacco di No, canzoni cioè. di Elio, sorry. No, io diciamo, soprattutto quando ero più giovane, molti anni fa lo seguivo molto di più. Adesso quelle nuove onestamente non le conosco. Magari questa non è nuova e mi sbaglio io, per carità. No, comunque sì, anche quello è un discorso molto importante da tenere presente perché purtroppo, e ripeto, è questa la cosa che mi fa incavolare di più, è quando vado fuori al pub a pranzo, dove volete, la gente ordina uno sfracello di roba o anche semplicemente un panino, però non con la fame di mangiarsi un panino, ma con la fame di mangiarne mezzo. Allora io dico, ma porca miseria, cioè è così fondamentale che tu ti ordini un paninazzo se poi non hai così tanta fame? Cioè, rimandare il piatto indietro con metà del panino mi vergogno anche un pochino, nel senso che, boh, cioè, se non ti piace perché fa schifo è un conto, ma a quel punto glielo dici e te lo rifanno, ok? Se proprio proprio. Ma rimandarlo indietro perché non avevi fame mi sembra veramente un'idiozia. Quello che mi viene da consigliare, soprattutto quando si esce fuori con gli amici, è non stiamo ad ordinare un club sandwich, le patatine e le mozzarelline e 15 birre, cioè andiamo a step, non c'è nessuno che ci corre dietro. E magari potrebbe essere interessante, che tra l'altro può essere anche un modo per aumentare la convivialità, insomma, e divertirsi di più, smezzarsi quello che si ordina. A me, cioè, per assurdo lo faccio anche quando mi capita, col galletto, col polletto, no? Si va fuori a mangiare il pollo allo spiedo e te ne portano uno intero. Cioè, un intero, quanti sono? Sono 2 chili di roba. Eh sì. Quindi, mangiartelo intero è ovvio che può essere tanto, a meno che tu non sia particolarmente in forze e particolarmente grande da poter star mangiare tutto. Allora può essere un'idea dividerselo con un amico. Ok, il pollo vi fa schifo perché dici no, non voglio toccare quelle manine perché l'ha toccato lui, va bene, ok, prendete un panino. Il panino è tagliato a metà, ve lo fate tagliare a metà, ne mangiate uno metà a testa e poi se avete fame prendete qualcos'altro. Cioè non ha senso ordinare tutto subito perché non riesce a capire quanto ti riempie quel piatto. Anche perché molto spesso se tu dici boh, mi porta una porzione di spaghetti. Non sai per quel ristorante quant'è una porzione di spaghetti, perché c'è la trattoria che ti porta 6 kg di spaghetti e c'è il ristorantino chic che ti porta 20 grammi. Quindi anche lì, o glielo chiedi prima e gli dici quanto pesate di pasta, che fa un po' brutto, però si può chiedere, ci sta, oppure dici, vabbè, intanto portami questo, poi il secondo te lo ordino dopo. Se ho fame, ti ordino anche il secondo, se non ho fame, mi fermo al primo. Quindi anche lì si tratta un attimo di metterci testa quando facciamo le cose, non è nulla, cioè non è un parto, ragazzi. O no? Sì, esatto, direi che un po' di misura ci vuole sempre. Stavo guardando un attimo in chat, poi mi sono persa. Le poche volte che vado mangio quanto mi ci sta proprio anche per evitare sprechi. Eh sì, esatto. Esatto. Sì, l'idea è un po' quella. Poi c'è la fortuna davvero di portarsi, ormai è diventato di moda prendere la doggy bag. Mi ricordo all'inizio quanta gente si faceva i problemi a chiedere di portare a Sì, casa il cibo sì, sì, sì. Sì, che si comprava, insomma. Quindi anche lì di beh, con fatto. la pizza ormai è automatico. A me è capitato più di qualche volta che di vedere, perché ripeto, io non lascio nulla sul piatto perché mi vergogno, ma mi è capitato di vedere magari i tavoli di fianco che non finivano la pizza, avanzavano uno spicchio, 2 spicchi, e il cameriere, quando andava a ritirare il piatto, gli dicevo: volete che ve la metto in un cartone? Non paghi niente di più, magari vabbè, ci sono quelli che fanno gli stronzi, ti mettono 1 euro in conto del cartone, va bene, però perlomeno la mangi il giorno dopo, capito? Ti fai uno spuntino, la mangi a pranzo, te la porti via per pranzo lavoro, che è anche pratica da mangiare perché la pieghi, la infili in bocca. Quindi insomma, le soluzioni ci sono, e lo stesso vale anche per i ristoranti dove fanno invece. A me capita soprattutto, non so a voi, ma nelle trattorie, diciamo, come si dice, no, trattoria, Nello stabile.
No, dove producono gli animali, Ah, le in cose che poi vai agriturismo. a... Agriturismo, esatto. Ok. Lì ovviamente sono per lo spreco zero, quindi ti danno di base la schiscetta. Non so se si dice schiscetta anche per questa cosa qui, o... Boh, sì, perché è un termine che io non uso, ah quindi... no, ah, boh, io la No. schiscetta la uso per tutto quello che mi porto via in un contenitore, quindi Ok. sì. Intanto volevo salutare Cesare 2061 e Davide di 05 che hanno appena iniziato a seguirci, quindi benvenuti. Benvenuti, benvenuti. E credo si sia iscritto anche poco fa, poco prima dell'inizio della live, Mocchi Monni di Santis Casio e mio, sì, e poi Alice Mao o sì, Alice Mau. No, perdonatemi, no. ma non sono negato con i Figurati. nomi, per cui. Dunque, dicevano. C'è Luana che scrive: per evitare gli sprechi, diversi supermercati, bar, ristoranti danno la possibilità di ritirare il cibo avanzato pagando una cifra simbolica. Esiste anche un'app che si occupa di questa cosa. Sì, c'è Too Good To Go, che io ho la sfortuna che qua non, diciamo che non ha molto piede, nel senso che sono pochi negozi che aderiscono e sono lontani 15-20 km da dove abito e quindi di fatto sarebbe un po', diciamo, controproducente. Però ci sono, Ma c'è questa app che... puoi spiegare al tuo gatto che fare parkour dal divano al termosifone non è così divertente? Cioè, quando l'hai fatto 2 volte ti sarei rotto le balle. Continua ad andare su e giù, e su Continua, e giù. lo so, perché siccome non le sto dando retta e mi sto dedicando alla live, allora lei lo fa per attirare l'attenzione. Ah, ok, ho È un capito. modo, È sì. che è lì che non lo so chi dà la caccia, ma continua a Alla sua saltare su e coda, giù dal divano. sì. Ah, ok, beh, intelligente, insomma. Come tutti i gatti si prendono la coda. Esatto, cara. Dice, beh, ma a me capita se avanzo qualcosa, tipo la pizza, io me la porto a casa, anche io senza pietà, beh, non, la pizza non si può avanzare, cioè è proprio un delitto. Tanto qualcuno, se non io, prima o poi se la mangia. Sì, dici, la porti a casa, poi prima o poi sparisce, hai ragione. Mi state facendo venire fame, dice Come al Buontea, solito. giustamente. Ci sta, è ora dell'aperitivo, quindi ci sta. Esatto, meglio ordinare un po' per volta. Per me una coscia è una porzione singola, Alessio. Sì, ci sta, insomma, ognuno mangia quello che non è che bisogna ingozzarsi. Doggy bag is life. Mia madre non vede l'ora che io vada a mangiare la pizza perché sa che gliene porto metà a casa e se la mangia il giorno dopo. Ecco, vabbè, ci sta, insomma, ci sta. Ecco, cioè, considerate che io sono una persona che quando va a pranzo o a cena e mangia la pizza. Io in realtà ne mangerei una e mezza anche, forse anche due, perché cioè, la pizza è una cosa che quando comincio non riesco più a fermarmi. Però mi impongo di mangiarne una perché dico, ma se dopo devo prendere un'altra, magari non la mangio tutta e la devo dividere con qualcuno e gli altri magari non hanno fame. Quindi alla fine mangio una che è comunque più che sufficiente cioè è gola quella che mi guida. Quindi. Sì. Buona norma se si mangia fuori, guardare i piatti altrui. Ecco, sì, bravissima. So che fa brutto, magari lo fate sbirciando, buttando l'occhio senza farvi notare, ma per capire le porzioni, buttate un occhio dagli altri. O voglio quello, senza indicare, magari. Esatto. Raga, qualcuno sa fare la voce di Harry Potter? No, Davide, mi dispiace, non la sappiamo fare. Verissimo, anche gli antipasti della casa al centro del tavolo fanno sprecare un sacco di roba. Sì, nel senso che il più delle volte c'è sempre la fettina della vergogna che rimane lì e che nessuno vuole mangiare perché appunto ci si vergogna. Basta parlare di pizza, ok, passiamo agli agriturismi allora. Per evitare gli sprechi, diversi supermercati, bar, ristoranti danno la possibilità di ritirare il cibo avanzato pagando una cifra simbolica. Ah, scusa, l'avevi Sì, letta era tu quello, prima? sì. Sì, ma non funziona benissimo in Italia per ora perché non ci sono, sì, non ci sono i feedback. Hai ragione. C'è questa nuova, ma che poi Too Good To Go è un'app, quindi tu puoi capire quali sono i bar guardando sull'app o devi vedere il logo fuori dalla vetrina?
no, c'è l'app che ti dice che hai la possibilità di ritirare una Magic Box che racchiude tutti i prodotti che non sono stati venduti. Per esempio, quando io avevo guardato, vicino a Lodi c'erano dei negozi, delle panetterie principalmente, che ti davano, non so, magari pezzi di pane o di focaccia o di pizza che erano avanzati e quello che ti Sì. trovavi, ti Sì, trovavi, però ecco, sono prodotti invenduti che... anche lì immagino che si faccia così a random, perché se tu metti tutto fuori e dici guarda, fatti una doggy bag con quello che c'è, ovviamente vanno via sempre le solite cose Esatto. e poi ti rimane il resto. Invece mettendo un po' di tutto, uno dice vabbè, pago niente perché pago Sì, poco, perché è un però quello prezzo... che c'è mangio, insomma. Sì. Cioè, il classico tramezzino ci può stare che uno magari non se lo prenda e preferisca, che ne so, il pezzo di pizza piuttosto che la porzione di pasta asciutta, per capirci adesso. Dipende dal locale, Sì, ovviamente. certo, però è quello. Salutiamo Ermentalista, ben arrivato. Ciao. Ciao. Ben iscritto, non so cosa sta dicendo. E dice che io prima di seguire la live, per una volta non ho fame a quest'ora. Che bello, io ora, fame a mille, giustamente. Vabbè, anche tu segui una live dove si parla di cibo, ci sta. Cioè, adesso tutti a scofanarsi di roba. Sarei curioso di provarli. Sì, anch'io in realtà, però vivendo in una città in cui è difficoltoso anche solo andare al bar, perché non tanto a Ferrara, ma qui da me, cioè sono in mezzo a nulla, credo l'avrete capito. Quindi figurati se c'è il too good, per cui. A Lecco ci sono due locali di sushi, poco pesce e tantissimo riso. Sì, vabbè, quello è il. Vabbè, ma lì non è spreco, perché anche il riso viene sprecato, anzi, più ne metti, più viene sprecato. Quindi lì è più che altro furbizia, tra virgolette, del proprietario. Va bene, passiamo al secondo punto, o volevi dire qualcos'altro? Sì, no, possiamo passare al secondo perché tanto abbiamo parlato abbastanza di avanzi tra le app Sì. e quindi Direi. passiamo a quello che facciamo noi, ovvero la spesa. Come farla e come non farla. Come farla? Esatto. Ovvero, allora, la cosa... Da dove vuoi partire? Non so. Allora, partiamo da come andrebbe fatta. Ovvero ci vorrebbe questo Vai. benedetto biglietto della spesa. Allora io mi rendo conto, sono una di quelle che fa le cose inventate all'ultimo momento. L'ultima volta che sono andata a fare la spesa ho anche dimenticato a casa il portafoglio, quindi ho lasciato lì la spesa e sono andata a casa e sono ritornata Perfetto. dopo. Quindi, però la spesa... No, Spero non fosse troppo distante il no, per supermercato. fortuna no, però diciamo che Dai. non è stata una grande idea, perché appunto è stato improvvisato, quindi... Ero uscita di casa così e sono andata a fare la spesa senza pensare al portafoglio. Capita. Sì. Oppure a me succedeva mille volte di lasciare il bigliettino a casa, cioè Anche. fai tutta la lista e poi lo lasci a casa, vai lì e dici che cosa avevo Cosa avevo scritto? Ti scritto? ricordi tipo le ultime due cose che hai scritto, le altre 50 te le sei dimenticate. Esatto, perché la cosa migliore sarebbe man mano che si finiscono le cose a casa. Di iniziare a scriverlo, quindi non fare il biglietto tutto il momento prima di uscire a fare la spesa, ma Esatto. cercare di farlo volta per volta di modo che si comprano davvero solo le cose che sono necessarie. E appunto, vai, vai. A me hanno, questo Natale hanno regalato la Alexa, Ah senza sì? fare pubblicità, dicendo di chi è. Una cosa che non avrei mai pensato di comprare in vita mia, cioè, ma non mi era passato neanche per l'anticamera del cervello. Dicevo, che minchia può servire? Ecco, io la uso per fare la lista della spesa. Quindi quando, che ne so, finisco il sale per la pasta, appena lo finisco, dico Alexa, metti nella lista sale grosso. E quindi poi sul cellulare ho la lista. Questo lo potete fare con una qualsiasi app di registrazione di messaggi oppure come si dice, di appunti. Così, siccome il cellulare di sicuro non ve lo dimenticate a casa, perché non ve lo dimenticate, ce l'avrete sempre in borsetta o in tasca, almeno lì avete tutta la lista e non rischiate di dimenticarla. Quindi quella secondo me è la cosa più pratica. Poi, se uno va meglio con il bigliettino manuale cartaceo, ben venga, io lo usavo fino a qualche mese fa, quindi non mi cambia granché. Quindi principalmente biglietto della spesa, formato virtuale, formato cartaceo, però ci vuole.
Come non farla quando si è affamati, soprattutto Esatto, quindi in quel questo momento, finita la live, non giorno. Non andate al andare. supermercato, mi raccomando. Esatto. Perché l'idea è quella che poi tutte le voglie che ci vengono le soddisfiamo, le compriamo e poi ci ritroviamo a casa un sacco di cibo che non andrebbe, non avremmo acquistato se non fossimo stati affamati. Quindi l'importante è anche organizzare bene la giornata alimentare. Fate gli spuntini così poi potete andare a fare la Esatto. spesa. Bravissimo, esatto. Che così se arrivi con meno fame, sei più lucida mentalmente e ti compri solo quello Quello che che ti serve. serve. Non. È a quello che serve la lista, nel senso, se tu rispetti la lista il più possibile, cioè dici compro queste cose perché effettivamente le ho finite, sei anche sicuro di tornare a casa con un carrello di cose che sicuramente utilizzerai. Se invece vai lì senza seguire la lista, quindi avendocela o non avendocela, ma comprando a sentimento, poi ti ritrovi il carrello che è pieno di qualsiasi cosa. Faccio l'esempio mio, che ho fatto una cazzata ieri, sono andato al supermercato perché mi serviva il latte, ok? Una diavolo di cosa mi serviva. Non dovevo. Sono tornato fuori con il carrello pieno, perché ormai ero lì. Però diciamo che comunque nella cazzata sono abbastanza oculato, quindi cerco sempre di evitare di comprare robe in eccesso, perché poi ti fregano con le offerte, questa è un'offerta, quella è un'offerta, quell'altra è un'offerta, dici ma sì, lo prendo, che non si sa mai, e poi ti trovi nel cassetto del formaggio 15 formaggi diversi che Che non scadono tutti dovevano essere. contemporaneamente, quindi o mangi e mangi solo formaggio e muori il giorno dopo, tipo, oppure... Devi trovare un'alternativa, ecco. Esatto. E, ecco, sì, quindi non andarci assolutamente a pancia vuota. E io vorrei aggiungere una cosa, spero di non sembrare troppo maschilista, però la devo dire. Eviterei anche di andare a fare la spesa nei momenti perlomeno di picco del ciclo, ok? Perché nel momento del picco del ciclo, ovviamente gli ormoni ci fanno uscire di testa le ragazze. Di conseguenza, tornate a casa con cartoni e cartoni di cioccolata, di biscotti, di cavolate, che già di suo mangiarne troppi non va bene. Poi magari appunto vi lamentate perché la linea va a farsi benedire. Allora, cerchiamo di essere furbi anche in quella situazione lì. Vediamo se qualcuna delle Si ragazze in offende. chat può confermare. No. No, spero di no, dai. Lo dico con No, simpatia, scherzo, ovviamente sì. non... È esperienza personale Esatto, la tua, quindi. quindi insomma... No. Intanto è arrivato Nutriozzo, benvenuto. Ciao, bentornato. All'Ecco ci sono due locali di sushi, poco appena... No, questa l'avevamo già letta. Sì. Allora, io ho l'app... E qui a Brescia ci sono solo panetterie praticamente. Vabbè, quello dipende dalla zona. Io delle panetterie mi fiderei invece. Sono i supermercati di solito, a quanto ho letto, che ti fregano, e i sushi bar. Allora, dovete sempre mettere in conto che si tratta di un'azienda, non stanno facendo beneficenza. E quindi giustamente loro, esattamente come quando ti mettono un prodotto in offerta, non te lo mettono perché gli piace fare un regalo, lo mettono perché o ne hanno tanto in magazzino o l'azienda che gli ha dato quel prodotto vuole aumentare il fatturato di quel prodotto specifico e quindi lo mettono in offerta per questo. Oppure, e qui ci colleghiamo però ad un altro punto più avanti, ci sono i prodotti in scadenza che allora vengono, diciamo, scontati per un altro motivo, ma questo ci arriviamo con calma. Poi dicono, no, ma mi fido, il problema è che nelle box molte volte ci sono anche cose che non mangerei e sarebbe uno spreco comunque. Sì, è vero, però l'alternativa è lasciarle lì e vengono buttate via. Quindi è vero che ha un costo, quindi giustamente ognuno si fa i suoi conti, però insomma, non cambia granché. In questo caso ha senso, vabbè, io faccio la lista, poi non la porto. Bravissimo, Stefano, hai capito tutto. Tanto cosa serve? Se hai una buona memoria potrebbe funzionare, però secondo me il cartaceo o comunque l'appunto ti spinge più a seguire la lista e non andare a memoria.
e quindi essere portato fuori strada. Ciao Crizipri, ciao ciao, benvenuta anche a te. Per fortuna il fruttivendolo mi regala la frutta e la verdura brutte, quindi me la cavo comunque. Che Beata te, bello, beata sì. te. Io ho il vicino contadino che mi porta la roba, però Fortunato. qualcosa la devo comprare per fare. Fun fact, i nuovi frigoriferi hanno anche la funzione che permette di inserire le liste di cosa c'è in frigorifero e la quantità. Una volta che stanno esaurendo, il frigorifero ti manda un memo in un'app apposta. Ci sono anche le mollette che fanno questa cosa qui. Le Davvero. mollette Sì, ho visto una volta questa invenzione qui, sono delle mollettine con un piccolo schermetto digitale dove tu gli inserisci la scadenza del prodotto e lui ti manda un segnale sull'app, guarda che domani scade questo prodotto qui. Oppure che addirittura ti dicono quanto ce n'è, quindi che ne so, sono gli yogurt. Tu ci pinzi sta roba qua, dici sono sei, ogni volta che ne prendi uno lo scali, che anche lì secondo me non è che siano molto pratiche perché devi stare lì, meno uno, cioè un po' Eh ridicola la sì. cosa. Basterebbe guardare, apri il frigo e guardi, diciamo. Però anche quello prevede che tu sia previdente, quindi che apra il frigo prima di andare a fare la spesa o comunque ti organizzi sapendo già quanta roba c'è dentro, che non è Sì, semplice, no? diciamo che se uno è un po' svogliato, tipo io, perché avevo visto questa cosa di cui parla Penelope del frigorifero, dove tu anche quando metti via la spesa, devi segnare che cosa inserisci, non so, quattro confezioni di yogurt, due di formaggio, quindi anche tutto questo lavoro, io pigra come sono, non lo farei mai, quindi. No, infatti, no, neanch'io, cioè è più il tempo che perdo a fare queste robe qua che Sì. non. Oltre al fatto che se invece di prendere le mollette, che già di per sé immagino che costi, no? Se vai a comprare uno di quei frigoriferi lì, cioè fai prima a farti portare la spesa a casa di Sì, volta in volta, perché è con vero. la spesa che hai, secondo me ti conviene fartela portare a casa la spesa, così non hai problemi, ordini solo quello che vuoi, solo quello che ti serve. Andrea Trisgrido, dipende da donna a donna. Penelope, intanto sei l'unica che ha detto di no. Quindi io direi che è un silenzio a senso. O non ci sono donne in chat, ma so che ci sono invece, oppure è un silenzio a senso. Io sono pazza sempre, non c'è il periodo del mese, perfetto, allora va benissimo anche così. Come liste è buonissima Bring. Non ne ho idea, però. Aspetta, aspetta, aspetta. Let's see. Aspetta. Ce la posso fare. Let's see Let's this one see too. this one too. Ok, vediamo anche questo in sostanza, tradotto, no? Ciao, ti saluto. E tra l'altro, noto che sei un Prime, quindi grazie per averci dato una mano. Insomma, che sapete che se avete l'account Prime di Amazon potete iscrivervi, fare la subscribe al canale e quindi ci date un piccolo contributo che a voi costa zero perché avete già pagato Amazon, a noi invece non è che diventiamo ricchi, però magari a lungo andare possiamo sistemare un po' di problematiche varie per i social. Ecco. Penelope si corregge, non ho detto di no, io ho fame da ciclo i 2 giorni prima che arrivi. Vabbè, ma questo me lo dovete dire voi. Quindi ti viene la fame nei giorni prima, però tipo la cioccolata, la voglia di cioccolato e di dolci ti viene durante, no? Correggetemi se sbaglio. Sì, beh, dipende un po' dai Chiara, momenti. intervieni. Dici, Sì, intervengo. No, dipende un po' dai momenti. raccontaci la tua storia. No, poi a me i dolci non piacciono neanche tanto, quindi io mi ammazzo di focacce di solito. Io ve lo dico, questa è una donna da sposare. Io l'ho detto, l'avete voi. Cioè, una che afferma questa cosa qui, Lo so. ragazzi, non fatevela sfuggire. Ecco. No, grazie. Comunque no, dipende, poi ci sono le volte che il cioccolato principalmente o i pasticci tipo Twix, quelle merendine lì, sicuramente se le avessi davanti mi verrebbe molta voglia, però dipende proprio di volta in volta. E Penelope ha detto, no, a me viene fame di un sacco di In un sacco di schifezze. schifezze, Chiara, no, ma non invece. ai dolci. Ok, vabbè, ognuno ha i suoi gusti. Insomma, c'è chi va matto per la cioccolata. Io di mio non mangio tanti dolci, quindi cioè, mi viene più voglia di, non lo so, qualche
porcata tipo il panino unto, queste Sì, robe qui. esatto, queste Cioè, cose. se, quando mi viene voglia di fuori pasto, mi viene voglia di queste robe qua, non di Sì, cioccolata. non Cioccolata sì. per me potrebbe anche non esistere, Una non, non, piadina. me ne, non mi tange la cosa. Anche Chiara sta cedendo, attenzione, comincia ad arrivare, siamo solo alle 6:20, sarà dura arrivare all'ora di cena. Ok, comunque più che altro per chi ha un frigorifero funzionante, ma non troppo, per me sarebbe utile perché comunque essendo fuori casa e non abitando da sola potrebbe servirmi. Sì, perché sì, esatto, sì, certo. Io tutta la settimana prima, ma ho voglia di pizza, anche quello, lascia fare, che lascia fare. Ogni tot mi sparisce la chat, devo riaprirla. Durante in molti casi nausea e poca energia per andare in giro, quindi la scorta fatta prima è utile. Va bene, ok. Il cioccolato tanto non vale, non Non va a vale. male. In realtà Non sì, fa in però sì, ho tempo. capito cosa intendi, insomma. Non fa in tempo ad andare male. Andrea, tu non hai il ciclo che mi risulti, ma tu fatti gli affari tuoi, Penelope, che ne sai? Che ne sai? Alessio, da grande fan del cioccolato, sto piangendo in questo momento. Sì, sappilo, se si dovesse fare un referendum per abolire il cioccolato nel mondo, io voterei per il sì. Ma voi lo sapete che sono una brutta persona. Voi lo sapete. Va bene, scherzi a parte. Prossimo punto. Comprare frutta e verdura brutta. Allora, Giusto. sì, diciamo Vai, che vai. non so, l'avevo raccontato anche su Instagram quando avevo trattato l'argomento e mi aveva fatto specie perché ero nella zona frutta e verdura e una bambina aveva detto a suo papà, aveva fatto notare a suo papà questa frutta, non so se era una mela o una pera, che era un po' strana. E il suo papà le ha detto: beh, però l'importante è che sia buona da mangiare, poi l'aspetto gliel'ha buttata più sul gioco, quindi diciamo che è stata davvero la prima volta che mi è capitato di sentire un genitore che dicesse una cosa del genere, perché mi ricordo che quando ero andata un'estate a raccogliere mele dai miei zii, c'erano proprio due cassoni differenti dove mettere le mele buone, quelle tra virgolette perfette, quelle che invece avevano ammaccature o altro, proprio perché quelle poi risulterebbero davvero invendute, quindi vengono eventualmente riutilizzate per fare altri prodotti, di modo che appunto non vadano Sì, perse. esatto. Lì vi posso dire, a me quando capita appunto che i vicini mi diano, che ne so, della frutta, e ovviamente un po' perché me ne danno tanta, perché non vendendola, ma diciamola tirandola giù perché hanno gli alberi lì, o il vicino che è in pensione, quindi fa il contadino perché si passa il tempo fondamentalmente, mi danno queste vagonate di frutta, soprattutto d'estate, mi riempiono di frutta. Ovviamente non posso mangiarla tutta, quindi tengo quelle, che ne so, le mele no, non mi importano, mi portano tipo di frutta, vabbè, le susine, vabbè, sì, le prugne, queste cose qui, oppure cos'altro mi avevano dato? I cachi, ecco, mi riempiono di cachi ad ogni stagione, quelli lì tieni i più buoni, magari li metti in frigo se proprio li vedi che sono al limite della maturazione. E utilizzi quelli ammaccati per farci una marmellata. Io praticamente non compro più marmellate al supermercato perché con quelle che faccio in stagione poi mi durano praticamente tutto l'anno. Quindi anche quello, tra l'altro, lo risparmio. Ovvio che io sono fortunato ad avere il vicino che mi dà queste cose, c'è chi vive in città, non ce l'ha questa fortuna, quindi non è assolutamente che. Però se vi capita di trovarvi che avete preso, che ne so, 5 banane, 6 banane perché pensavate di mangiarle, poi prima di andare, che ne so, prima di andare in palestra, no, prima di andare in palestra no, perché sennò ti ammazzano, magari dopo, perché sono un po' pesanti, no? Sì, Cioè, un correggimi pelino. se sbaglio, tu Sì, che, possono essere un quindi po'. magari le mangiavi dopo per recuperare, che ne so, un po' di vitamine, un po' di sali, dici, non le ho mangiate perché non sono andato in palestra per un motivo X. Se la banana comincia ad andare, ci fai un bel frullato, hai risolto la cosa. Cioè, non è che, oddio, sta diventando marroncina, la butto via. Oppure la lasci lì così diventa ancora più marrone e poi è la scusa per buttarla via. Si fa un Esatto. bel frullato, al massimo, top, levi via col coltello quella parte un pochino brutta, ti fai un bel frullato, no? E risolvi, insomma.
Nelope dice anche che la frutta cotta è un buon modo di utilizzare la frutta un po' brutta o che magari appunto è vicino a miglior vita, così almeno. Ok, allora challenge, convincimi a mangiare la frutta cotta senza sentirmi un nonno. No, Questa è una dai. challenge per te, devi riuscire a convincermi. Devi metterci un sacco di cannella e vedi, i nonni la mangiano in un modo terribile, davvero. Ho visto, allora, mia mamma l'ha sempre cucinata, per esempio faceva mele o pere cotte con le prugne, ci metteva la cannella, ci metteva magari i pinoli, quindi vabbè, veniva più una sorta di interno di strudel, una cosa del genere, e veniva veramente buona Buono. e... Sì. Rispetto invece a quando la vedi tipo ospedale con come si chiama, la mela o la pera cotte che nel forno che si sono mosciate così e ti fa passare veramente la voglia di mangiarla, Esatto. quello sicuramente. Quindi bisogna un Però po' sì, anche arricchirla. lì. Esatto, si usa un po' la fantasia, ci sono vari abbinamenti che si possono fare interessanti, insomma. Ecco, la cannella non è il mio preferito, però ad esempio c'è Penelope che suggerisce l'anice e le noci, ecco, anche questo magari non insieme, No, non credo a me insieme, l'anice per esempio no? Ci non stanno, piace, quindi... No. ecco, Le però le noci, cavolo, noci sì. frutta secca e frutta e dolce, col dolce della, che ne so, della mela cotta. Secondo me spacca. Quindi ti abbiamo già convinto. Sì, no, ma sono facile, col cibo sono facile da convincere, non è che mi serva tanto. È abbastanza semplice. Il frullato di banane avanzate ti salva la vita, assolutamente sì. Anche la frutta cotta è un buon modo per usare, ok. Io una crostata, in una crostata vale come frutta cotta? Vale Beh, come sì, se è frutta marmellata. che non avresti utilizzato. Esatto, se è della frutta che non avresti utilizzato perché che non avresti mangiato perché stava andando male, vale assolutamente. E lì ci fai una marmellata, no? Per fare la crostata. Quindi. A meno che non fai una torta di mele, ma non è più una crostata. Sto mettendo mele cotte con farina, zucchero, uovo, latte e lievito. Dai. È un buon formato. Con Ok, la quindi stai farina. preparando la torta adesso. Con farina, zucchero, beh sì, fai una bella torta di mele, Eh sì. sì, Poi se qualsiasi. ce la Aggiungi metti nell'impasto, ce la metti sopra, insomma. A me piace piace anche. anche nonno style. Invece, volete la ricetta del gelato alla banana? Sì, cavolo. Vai, spara, Penelope. Il gelato alla banana spacca. Però, cioè, aspetta, perché tu hai tipo la macchina per fare il gelato o hai qualche trucco per farlo? Perché non è facile. Banane mature, tagliate a rondelle e mettete in una busta, una busta in freezer. Dopo circa 8-10 ore potete toglierla, ma anche giorni, beh, ovviamente sta in freezer. Aggiungete latte o acqua, piano piano e iniziate a frullare. Ah, ok, quindi è una sorta di sorbetto? Come potremmo chiamarla? Un Sì, dai, gelato va frozen. bene, dai, più o meno. Frozen, Sì. esatto, bravissimo. Non il cartone No. animato, ma. Torta di mele in preparazione, vai, spara, grandissimo. Niente zucchero, al massimo se mi viene troppo liquida, addensate con un po' di maizena e mettete un'ora in freezer. Sì, ci sta. Io l'ultima volta l'avevo postato anche nelle storie di Instagram, avevo fatto le granite con le albicocche. Mi ero avanzato un Wow. botto di albicocche e avevo fatto le granatine con le albicocche. Ne ho ancora lì dall'anno scorso, devo tirarle fuori perché Sarà il comincerò. caso, sì. Quest'estate le finisco. Primavera, estate, quando mi viene voglia di gelato. Vai, Ah, sì, passiamo a... parlavamo di frutta ammaccata. Non serve prendere i prodotti. Ah, sì, ecco, aggiungo solo una cosa Sì, giusto sì, sì. per chiudere, poi passiamo agli altri che sono anche punti più veloci. Io collegherei anche il discorso di non. Allora, il punto, il consiglio che ti danno è. Non preoccupatevi del fatto che la frutta, la verdura, quello che è, sia ammaccata, rovinata, brutta da vedere, perché tanto si mangia comunque. Ripeto, se la banana è storta invece che dritta, si mangia comunque. Se la pera ha il bozzetto lignificato, quando la tagli, levi via il bozzetto lignificato e tutto il resto si mangia tranquillamente.
Io aggiungerei a questa cosa anche il fatto di non entrare in panico sulla scadenza dei prodotti, che questo tra l'altro, dopo lo vedremo, è un altro consiglio che ci viene dato, cioè di distinguere bene la, com'è la La frase, dicitura consumare è preferibilmente entro dentro e e l'altra consumare entro. e consumare entro, e dopo Senza ci spiega Chiara preferibilmente, che sì. cosa vuol dire. Ecco. Però io ci aggiungerei un'altra cosa. Quando, almeno a me, i miei genitori mi hanno sempre insegnato, quando vai al supermercato a comprare qualcosa, cerca in tutto il reparto di quel prodotto lì quello che scade più tardi, no? E io mi sono sempre detto: sì, ma se tanto lo devo mangiare stasera, a me cosa serve che scada fra 2 mesi? Quindi anche lì provate a ragionare su quando pensate di utilizzarla. Chiaro che non vi dico di comprare una roba che ha la scadenza del giorno dopo se non siete sicuri di utilizzarla. Però, anche se scade fra una settimana, sai che in quella settimana la consumi, la prendi che ha scadenza fra una settimana. Prenderla che scade fra un mese non ha molto senso se la mangi in quella settimana lì, perché poi quelli che vengono dopo di te si trovano i prodotti che scadono il giorno dopo e quindi non lo comprano e quello lì va buttato via, a meno che non finisca nel famoso cestone dei prodotti in scadenza, che fortunatamente stanno tornando fuori perché per un certo periodo erano stati eliminati, non so perché, da alcuni supermercati. Adesso tornano fuori, quindi hai il 30-50% di sconto a seconda dei supermercati e a seconda del prodotto, e hai un prodotto che è in scadenza nel giro neanche di un giorno, a volte sono 2 o 3 giorni. Hai un prodotto buono che si può mangiare, non rischi niente a livello di salute. E tra l'altro, io consiglio sempre questa cosa: ne ho parlato nei miei podcast, ne ho parlato su Instagram, eccetera. Se siete pigri come me, che non avete voglia di pensare a cosa cucinare, finite il lavoro, uscite, finite l'università, passate dal supermercato, andate subito al cesto della roba in scadenza, vedete cosa c'è, così vi danno loro il suggerimento su che cosa mangiare quella sera, senza diventare scemi, quindi non devi stare, oddio, aspetta, allora, ieri ho mangiato questo, a pranzo ho mangiato quell'altro, che io non mi ricordo manco come mi chiamo, figurati cosa ho mangiato a pranzo. Per cui, voglio dire, vai lì, vedi che cosa c'è, te lo porti a casa, lo cucini subito, paghi di meno, cioè cos'altro volete di più dalla vita? Cioè, per me quel cesto lì è la salvezza, veramente è la salvezza, mi salva continuamente un sacco di serate, ma anche pranzi, tipo finisco palestra e devo prepararmi da mangiare, non ho niente in frigo, passo al supermercato, vedo quello che c'è, lo tiro su, lo porto a casa e lo mangio subito. Così non hai neanche da ricordarti quando scade, no? Secondo me può essere un'idea. Penelope dice all'esse lunga dopo le 4:30 mette addirittura anche il pesce al 50%. Wow! Ah sì, perché il pesce purtroppo non lo puoi tenere lì di più. E quindi o lo vendi o lo butti via. Giustamente per motivi sanitari si fa, quindi cioè, ha senso questa cosa, non è fatto a caso. Può avere senso frullare le banane con un po' di latte? Per il gelato subito dice di no la Penelope, però io mi faccio proprio i frullati, banana, yogurt. Banana, latte e alle volte ci metto, che ne so, un pezzetto di mela, ma occhio che la mela poi copre tanto con il gusto, quindi mettetene poca, a meno che non vi piaccia la mela e vi faccia schifo la banana. Odio le albicocche, quale malattia mentale avrò? No, vabbè, dai, ci sta che uno non piaccia, no? Scusate. Dopo le 20 Parlare anche il tanto mi sushi si al sfoga. 40%. Quindi l'esse Beh, sì. lunga io ce l'ho lontanissima da Io qua l'esse lunga. non ce l'ho nemmeno, quindi mi Pensa. state dando degli spunti che non potrò mai sfruttare. Peccato. Penelope si sta accorgendo in live che è un'esperta di non spreco alimentare. Probabilmente anni e anni di povertà universitaria mi sono serviti a qualcosa. Io Esatto, dico sì. sempre, l'università è un'esperienza di vita, al di là di quello dell'indirizzo che scegli, al di là di quanto tempo ci metti, al di là del fatto che ti possa servire per trovare lavoro o meno, è un'esperienza di È vita perché vero. vivere fuori casa ti serve. Impari un botto di robe che altrimenti non impari. O comunque impari molto tempo dopo, No, sì. quando magari gli errori possono essere più pesanti. Io sono povero ancora adesso, ma no, già, non ti buttare giù così. Alla Coop sotto casa mia, il banco della roba in scadenza ha quasi esclusivamente carne. Lo so, lo so.
perché ovviamente anche lì siamo una società sprecone che quindi per riempire tutti i comparti, far vedere che c'è tanta roba, abbondanza e far venire voglia, ti riempiono di carne e poi metà viene sprecata. Esatto, poi parleremo, Assolutamente faremo sì. anche una live carne, così. Esatto. Allora, Poi, altro punto, prossimo. cosa c'era? C'era il controllare la temperatura del frigorifero, che è qualcosa con cui io litigo praticamente ogni giorno, perché a me si Verissimo. forma quella lastra di ghiaccio dietro al frigorifero, dietro al, insomma, sul fondo del frigorifero, che poi ti si attaccano lì i sacchetti della verdura, la verdura si ghiaccia e tu la devi buttare. Proprio quella Eh cosa sì, lì. perché quando si congela poi ti tocca Esatto. buttarla via perché effettivamente diventa marcio, che è un pacco allucinante, ma vabbè. Esatto. E quindi niente, siccome evidentemente il mio è un frigorifero un po' pacco, allora tengo tutto lontano dal fondo, così almeno evito di dover buttare via cibi, però quella è. Poi mi ricordo, eri tu che avevi fatto quel post su come Sì, distribuire avevo fatto nel delle frigo. storie. Sì, ci Allora, sono. andate, le salvate Sì, sul sono in profilo. evidenza, sì. Con Allora, molta qui sotto fantasia la vedete storia sotto si di chiama noi. frigorifero. Esatto. Qui sotto vedete che ci sono i tag di Chiara. Ecco, andate su Instagram e cercate appunto queste storie qui, così vi spiega anche se non lo sapete già, ovviamente, come distribuire il cibo nel frigorifero in modo tale da. Perché ovviamente anche nel frigo ci sono temperature diverse tra il primo ripiano in alto e l'ultimo in basso. Quindi c'è anche un senso, non va fatto a caso in teoria il frigorifero. Poi è ovvio che se uno è di fretta butta tutto dentro, però poi ricordatevi di sistemarlo perché. Se sistemate male le cose, vi vanno male anche prima. Altra Esatto. cosa che consiglio è di non riempire mai il frigorifero, cioè non fare la spesa tipo una volta al mese, una volta ogni 2 mesi comprando l'ira di Dio. Perché capisco la praticità e ogni tanto mi capita di farlo anche a me, però se riempite, che sia il frigo, che sia il freezer, funziona allo stesso modo. Rischiate di avere della roba che finisce sul fondo o imbucata da qualche parte, non la trovate e ve ne accorgete quando è già scaduta. Quindi anche quello, cioè, oltre a comprare quello che avete intenzione, che sapete che potete consumare e poi eventualmente tornate al supermercato, ricordatevi anche di non comprare in eccesso perché rischiate di avere questo problema. Oltre al problema tecnico del frigo, che non riesce, cioè più cibo c'è dentro e più fatica fa a tenere la temperatura, quindi dovreste aprire sempre meno la porta per evitare di disperdere la temperatura, oppure il frigo continua a consumare un botto. So che magari non ve ne frega niente, però ovviamente più il frigo consuma e più inquina, tra le altre cose, quindi è tutto Dici, collegato alla sì. fine. Ecco. Ogni tanto io ce la butto, so che non gliene frega la mazza a nessuno, però ogni tanto la caccio lì, chissà che È qualcuno giusto dica, ah sì, cavolo, è ricordarlo. vero. Esistono anche dei dispositivi da mettere sui piani, sì, per la temperatura, però. Sei super tecnologica, Penelope, c'è cioè Davvero, una sì. cosa. Io mi chiedo perché facciano ancora frigoriferi senza la funzione no frost. È vero, con i conseguenti problemi di ghiaccio. Dipende da quanto vecchio è il frigorifero, fondamentalmente, e da quanto puoi spenderci, perché se hai tutte quelle tecnologie fighe di cui abbiamo parlato, ovviamente ti costa un botto di più. Sì, Perché lo sbalzo è parecchio. considerevole. Vorrei allegare una foto del mio frigorifero. Nel bene o nel male, Giobu? Cioè, nel senso, è perché lo fai bene o perché lo fai male? Ho mangiato finocchi diventati ormai marroni e sono sopravvissuto. Ok, va bene, magari se li mangi un po' prima è meglio, però va bene, ok, sì. Si può sopravvivere a tante cose. Questa regola che sta dicendo Andrea non vale per gli studenti fuori sede con frigorifero condiviso, esatto, quella è la morte però ragazzi, cioè anche quello è un sopravvivenza, cioè se sopravvivi agli anni universitari sei una persona nuova, per cui cioè, ragazzi è chiaro che ci sono situazioni e situazioni, a me è capitato di stare in case quando appunto studiavo, che avevano un frigo talmente minuscolo che la roba le incalcavi dentro e speravi che durasse quello che ti serviva. Però praticamente facevo la spesa, non dico ogni giorno, ma un giorno sì, un giorno no, perché non c'era spazio. Eravamo in quattro con un frigo minuscolo, non è che puoi metterci dentro tanta roba.
Peggio ancora congelare, perché il congelatore è ancora più piccolo del frigorifero, per cui bondi. Forse era il brand. Non ero, no, non ero tech. Erano come tappetini per mantenere umidità stabile per le verdure. Ah, ho Ho un vago capito, dai. ricordo, ma non Quelli in riesco. spugna. Sì. Tipo quelli in spugna da mettere. Però non è che dopo si accumula tipo lo sporco che L'umidità. fa muffa, no? Non lo so, Forse. non me ne intendo, No, no. quindi, però mi viene il dubbio così. Non so se fosse stato il Bressanini a parlarne, onestamente non me lo ricordo. Probabile, può essere, sì. Ok, poi invece si parlava di. Si passa sempre al discorso un po' che abbiamo già accennato a quando si sistema la spesa, portiamo avanti i cibi che sono prossimi alla scadenza e lasciamo quelli nuovi, li mettiamo dietro in maniera tale che appunto si consumi sempre prima quello che si sta, diciamo, che è stato comprato nella spesa precedente, in maniera tale da evitare che vada male. È un Esatto, po' sì. quello. Anche perché noi siamo molto visivi, cioè ci viene voglia di quello che vediamo e questa cosa viene sfruttata tantissimo nel marketing, appunto, dei negozi. Quindi è per questo che riempiono tanto gli scaffali, perché ti fa più voglia. Purtroppo la nostra mente funziona così. Purtroppo o per fortuna, non lo so. E questo vale anche per il nostro frigo. Cioè, se tu vedi una cosa, è più facile che ti venga voglia. Se tu sai che c'è nel frigo ma non la vedi, magari dici, beh, finisco prima questa cosa qui che scade prima. Vero. Quest'altra cosa qui che scade prima. Quindi mettete tutta la roba nuova, la mettete dietro e tirate davanti la roba più vecchia, tra virgolette. E per dire, quando le robe sono impilate, ovviamente sopra quella che scade prima. Quindi tipo, che ne so, comprate gli affettati confezionati o non confezionati, insomma, comprate degli affettati che stanno bene impilati uno sopra l'altro. Ecco, sopra sempre quello che scade prima o quello che avete già aperto, quindi che pre presumibilmente prende più aria e quindi va male prima e bisogna consumare prima. Anche quello sono tutti trucchi. Cioè, adesso è ovvio che, ripeto, per qualcuno queste cose possono sembrare delle boiate perché è ovvio. Cioè, se, chiunque qui in chat... penso che se ci ragiona dice vabbè è ovvio che metto sopra la roba fresca, cioè la roba scusate che scade prima e sotto quella fresca, però un po' la differenza la fa a farlo, cioè non sapere che è meglio ma a farlo effettivamente, non buttare tutta la rinfusa. Quindi la live di oggi non è tanto per fare la maestrina che vi dice ma è per farvi ragionare sul fatto che non siate pigri, facciamole le cose, non facciamo finta. C'era Jobu, avevo litigato a sangue con la coinquilina del mio ex perché gli avevo regalato un salame e lei non lo voleva in casa. Ok, va bene. Non so cosa c'entri, però vabbè, litigare per un salame fa sempre molto ridere. No, no, non dipende dall'età del frigo. Quando l'anno scorso abbiamo preso casa, abbiamo comprato una cucina standard con frigo incassato annesso e faceva comunque un po' di ghiaccio sulla parete posteriore. E tantissimo nel freezer. Ne abbiamo comprato uno nuovo, bello grande, quello vecchio è spento e funge da dispensa. Beh, secondo me, cioè così su due piedi, non so quale sia la risposta, però può essere che i frigoriferi incassati nella cucina, essendo più piccoli e avendo meno spazio a disposizione, non abbiano la possibilità di avere, perché per avere il defrost c'è un apparecchio in più. Quindi riduci lo spazio all'interno del frigorifero, secondo me, vado a memoria, perché tipo il mio ce l'ha e quindi c'è sto bozzo che esce fuori e quindi ti occupa più spazio. Quindi se il frigo è già piccolo perché è incassato nella cucina, magari lo levi perché così hai più spazio. Però così è la prima cosa che mi viene in mente, non so se sia la risposta. Alessio È per questi dice sbatti che invidio esatto. che invidio gli organismi autotrofi. Sì, no, certo, hai perfettamente ragione. Ricordatevi di pulire il frigo spesso, non solo le mani. Sì, ok, per motivi diversi. Mamma mia, mi sento un pro. Mi sento una pro. Non so se farmi pat sulla spalla da sola o vergognarmi. No, perché vergognarsi? Più che altro, secondo me, una live così andrebbe rimessa su YouTube assolutamente perché sono cose che magari noi sappiamo, ma in tantissimi ignorano. Approfitto dell'occasione per ricordarvi che abbiamo anche il canale YouTube che funge fondamentalmente da magazzino di tutte le nostre live, per cui tutto quello che voi potete vedere,
lo dico soprattutto per i nuovi arrivati. Poi rimane su Twitch per un 14 giorni. Dopodiché noi lo carichiamo anche su YouTube in modo tale che sia visibile quando volete. Quindi se siete più pratici con YouTube perché avete l'app sul telefono, potete guardarlo lì. Se no lo guardate su Twitch, se avete l'app di Twitch o se accedete da computer, e quindi ve lo potete riguardare con calma. Quindi ovviamente noi ci mettiamo del nostro per diffondere il più possibile, però i miracoli non possiamo farli. Poi sta a voi non essere pigri e quindi magari cercare di informarvi il più possibile. Per esperienza non lo fa quasi nessuno. In ambito professionale è una delle cose più dure da far rispettare proprio perché in pochi hanno l'abitudine di farlo, sistemare la cosa in ordine di scadenza. E vabbè, se parli in ambito professionale, cioè a livello di cucina, sì, immagino che sia un po' un casino farlo rispettare. Ci sta. Che altri punti c'erano? Ah, giusto, adesso arriva. Ecco, Sì, dai. a quello. Alla differenza Vai. tra consumare entro e da consumare preferibilmente entro. Allora, la differenza ovviamente sta nel preferibilmente. Ovvero, se io devo consumare un alimento entro il, vuol dire che al di là di quella data di scadenza è meglio non consumarlo, andrebbe veramente buttato. Mentre invece quando c'è scritto da consumare preferibilmente entro il, diciamo che fino a quella data sono valide tutta una serie di caratteristiche del prodotto. Al di là di quella data il prodotto comincia a deperire, quindi ci saranno ancora dei giorni in cui è possibile consumarlo, però comunque anche in quel caso non far passare troppo tempo. Quindi la differenza sta in queste due definizioni. Esatto. Sì, quindi anche lì darci un attimo un occhio. In realtà, cioè, allora, io sono uno di quelli che si fa veramente pochi problemi sulle scadenze delle cose, nel senso che per assurdo io noto spessissimo, credo che sia una cosa, magari mi confermate anche voi, sul pollo, se mi capita di prendere delle fettine di pollo, ok? Magari c'è scritto, anzi, sulla carne di solito ti mettono il confezionamento e dici, o addirittura ti mettono che scade, che ne so, ti danno una settimana, ti danno forse addirittura 2 settimane in alcuni casi. Io mi sono reso conto che non c'è mai una volta in cui la carne di pollo arrivi alla data di scadenza che sia effettivamente ancora mangiabile, perché sistematicamente comincia a puzzare da matti nel giro di pochissimo tempo. Quindi anche lì, a parte alcuni casi, è abbastanza facile capire se una cosa è ancora mangiabile, diciamo, oppure se puoi starci male. Se c'è la muffa, è semplice capire che non va mangiata. Se puzza, è semplice capire che non va mangiata. Se dovrebbe essere rossa e invece è marrone, ponetevi il problema. Non è detto che sia immangiabile, però su alcune cose, tipo ad esempio la carne, mi porrei qualche dubbio, ecco. Poi, se la banana da bianca mi diventa gialla, marroncina, anche lì non è che devi buttarla via per forza. Assaggiatela un pezzetto, se fa schifo lo sputi e non la Basta. mangi. Cioè, diciamo che la data di scadenza è più, ti serve più a dare una mano e a darti una mano a capire più o meno qual è il lasso di tempo in cui puoi consumare quel cibo. Non è che entro la data di scadenza va tutto bene, qualsiasi cosa succede al cibo, il giorno dopo esplode e non lo puoi più mangiare. Cioè, è comunque si tratta di roba biologica, ok? Il cibo abbiamo a che fare con esseri viventi, che siano piante, che siano animali. Quindi è una cosa in divenire, cioè, è graduale, non è una cosa che dall'oggi al domani cambia completamente. Quindi bisogna usare un po' di testa anche per quello, no? Esatto. Quando lavoravo in cucina, sfasavo con la stagista è un modo di dire, scusate, sono vecchio. Sfasavo con la stagista quando mi passava la roba appena presa piuttosto che quella da consumare prima. E mi faceva gioco anche come capro espiatorio della furia che mi montava dentro nel fare pizze moleste alla gente. Adesso, dici la pizza più assurda che ti hanno chiesto.
Vogliamo sapere queste pizze molesti quali sono. A me capita di aprire il latte magari il giorno prima della scadenza, però ancora bevibile, anche se lo finisco Sì, due giorni quello dopo. capita anche Sì, a me. Sì, ma ancora anche il quello, latte, cioè, sì. anche lì vai lo annusi o tutto al più lo assaggi, capito? Non è. Anche perché anche lì l'odore del latte che sta andando male è molto riconoscibile, facilmente riconoscibile. Quindi se lo senti acido, soprattutto, questo vale anche soprattutto per i succhi di frutta, se sentite che comincia a essere acido o che comincia ad avere un odore, ripeto, per il latte è particolarissimo, non potete confonderlo, lo saprete sicuramente, lì capisci che è da buttare via. È ovvio che se sul pacchetto c'è scritto che è scaduto nell'82. Ecco, magari non lo aprirei, però se è scaduto da qualche giorno, provate, tanto non vi costa niente, lo aprite, ma il che vada lo buttate via. Cosa buttate via? Il pacchetto chiuso con il latte dentro, no? Lo dovete aprire per svuotarlo, quindi a quel punto annusate, assaggiate, e così vi fate anche vi abituate a capire se il cibo è buono o non è buono utilizzando i vostri sensi, che è una cosa utilissima sempre, sempre. Soprattutto anche a chi piace cucinare, cioè, se non imparate a capire i gusti, se una cosa è troppo salata o poco salata, se ci sta un pizzichino di questa spezia piuttosto di quell'altra, se non provate non lo capirete mai. Lo stesso vale per le cose che scadono, secondo me. Pensavo fosse un problema suo, a quanto pare è cosa diffusa e preoccupante, riferito ancora alla stagista probabilmente. Povera stagista. In casi estremi uno può pure finirsi un cartone di latte in un solo sorso, forse così è un po' troppo. Infatti Un po' Jubut esagerato. dice in casi estremi magari lo uso per cucinare. Sì, esatto. Che Minchia. così dici ci hai una ripassata Esatto. col calore. Ci sta. Sì. Anche lo yogurt si gonfia o caglia? Beh, vabbè, se caglia, ragazzi, cioè, ci stiamo altro subito. Io la so, ma narrarla a tutti. Ah, narrala a Narrala. tutti, ti prego. Narrala a tutti, sì. Una forma di pene, ma altra storia, va bene? Ok, non ti chiediamo. L'orrore è stato calzone crudo. Ah, calzone crudo e rucola, che fin qui va bene. Con i miasmi pestilenziali che fermentano all'interno. No, non ho capito, aspetta. Cosa c'è di strano nel calzone crudo e rucola? Che fermentano all'interno durante la cottura. Forse perché è un po' triste come farcitura. Sì, Beh, è una buona calzone crudo e rucola. Cioè, però non mangio la. i calzoni perché mi sembrano una cosa assurda, però una pizza cruda e rucola non è così strana, no? Boh, magari manca del formaggio, che sta sempre bene. Ah, ecco, sì, beh, vabbè, spero che ci fosse anche pomodoro e mozzarella oltre a crudo e rucola, perché sennò ti si intoppa la gola nel giro di. Ah, la La rucola rucola calda? calda, No, mai. ecco, Minchia, se vedi. sei precisino, però. Oh, fermenta, addirittura, non sapevo che fa. Beh, io di solito la rucola la vedo tipo nella bresaola rucola e grana, no? Che però è pizza aperta, non è chiusa, non sapevo che fermentasse. Adesso si sta infiammando tantissimo. È una cosa. L'abbiamo colto proprio sul personale. Io berrei l'acqua e il latte come fosse acqua. Mi limito però a una tazza al giorno. Nutrizionista, lei che dice? Può Eh bere sì. più di una tazza al giorno senza stare male? Sì, vabbè, Cioè, dipende quanto è grande questa tazza. Se è una tazza normale, sì. Di fatto i latticini intesi come latte, yogurt, così sono previsti una o due volte al giorno, quindi quindi ci sta, ci può insomma. stare, Se, sì. anzi, se non ti fa male, beata te, nel senso, Esatto. bevitelo che fa bene. Cioè, dà un sacco di energia, dà un sacco di nutrienti, quindi assolutamente va benissimo. Ragazzi, fermenta. Vabbè, Ok, non abbiamo sapevo che la imparato una rucola cosa, fermentasse se la scusate, chiudi. Ok. chiediamo scusa. Ma fermenta anche se la metto sulla pizza aperta? Perché questa cosa mi crea abbastanza turbamento. Anche il crudo è più buono fuori forno. Beh, sì, certo, il crudo, se no diventa cotto, o specca, anzi, Diventa neanche crudo. spexy. Rucola. E poi io crudo cotto.
cuoce e fa schifo, sì. vero. Ma è cruda la rucola, Andrea, sulla pizza? La mettono cruda? Beh, dipende, sai, c'è qualcuno, ovviamente anch'io, è ovvio che l'ho messa cruda, perché sennò si cucina. Però vabbè, circa 200 ml la tazza, sì, va bene, una tazza Bene, normale, va bene, anche se va ne bevi bene. due, sì. Eh sì, il crudo non si cuoce, dai, no, infatti è uno spreco, cioè una bestemmia cucinare il crudo, però non è la prima volta che mi capita di ordinare una pizza col crudo e lo mettono in cottura. No, che Però odio. anche lì cosa fai? Gliela rimandi indietro No. perché dici non mi hai cotto il crudo, ormai la mangi e sai che non ci torni più in quella pizzeria, però più di tanto non ci puoi fare. Un calzone tutto sbagliato. Sulla pizza aperta va bene se la mangi al momento, se no puzza di maledetto. Che cosa? Che puzza sa il maledetto? Perché questo mi piace come modo di dire, però non ho idea di cosa sappia il maledetto. Vai, Ok, andiamo avanti. dai che Produrre siamo verso la fine. Che cosa manca? compost. Questa sì. Sì, per chi ha la È un... possibilità, per esempio, Esatto. a casa dei miei dove stanno in campagna e quindi è fattibile questa cosa, lo facciamo. Lo fa anche mio zio in montagna, ha una zona dedicata con questo bidone gigante, poi lo usa per fertilizzare l'orto, per esempio. Quindi così sì, Esatto. per me che l'ho Sì. sempre fatto, però che vivo adesso da sola in un appartamento in una cittadina, diventa già un po' più complicato perché non ho una zona da dedicargli, quindi però può No, tornare infatti, utile. infatti. Sì, no, quello è sicuramente il compost si sta riscoprendo come una delle materie prime più utilizzabili e più negli utilizzi più disparati. E veramente stanno venendo fuori delle cose assurde, fighissime tra l'altro, tipo appunto usare i fondi di caffè per produrre oggetti, mobili, cose che secondo me è una cosa fighissima, visto la quantità di caffè che consumiamo, soprattutto in Italia, ma anche in giro per il mondo, perché vabbè. E poi è ovvio che non tutti possono avere il compost o comunque il giardino, semplicemente un giardino dove mettere la compostiera, perché ci vuole spazio, poi puzza, eccetera, eccetera, quindi non Esatto. è esattamente semplice. Però è un'ottima soluzione, ovviamente, stare attenti a buttare tutto nell'organico. Cioè tutto ciò che può essere buttato nell'organico, perché, ripeto, è una cosa estremamente utile, l'umido organico che poi diventa compost, che lo possiamo veramente utilizzare in tantissime cose e quindi sarebbe un peccato sprecarlo, ecco. La rucola non va sprecata, ma se doveste farla scadere per sbaglio, aprite la busta e ci dite. Best commento ever. Sempre nella tasca delle braghe, tasca crudo e tasca rucola. Certo, io vado in giro con le tasche piene di cibo. Lanciamo un challenge, puzza di maledetto. D'ora in poi utilizzerò anch'io puzza di maledetto come modo di dire. È solo esperienza. Vabbè, dai, scopriremo da che cosa sa il maledetto. Io voglio arrivare all'ultimo punto per orgoglio nazionalità estera. Ok, arriviamo all'ultimo punto. No, non è Donare l'ultimo, surplus. è... Sì. Sì. Esatto. Ok. Ecco, questo è... Boh, tu hai qualcosa, ti è capitato di vederlo da qualche parte? Hai qualche suggerimento? Ma non so perché qua da noi non si usa molto, che io sappia, anche i supermercati piuttosto che, non so, i negozi, a parte se si tratta dell'app Too Good To Go, ok, se no io credo che non sia ancora fatto, In Italia funziona reso poco. esatto, sì. Poi dipende In perché per Italia funziona esempio ci pochissimo. sono dei supermercati che magari il pane o i prodotti dolci, comunque della zona panetteria, magari la danno a delle mense per i poveri, per esempio. Però ci sono, forse c'era anche per frutta e verdura che era in procinto di andarsene, c'era un mio amico mi diceva che forse c'era un contadino, un tizio che aveva un allevamento di maiali che andava lì a ritirare frutta e verdura e li dava loro. Chiaramente ancora buoni da mangiare, però
gli umani non li avrebbero comprati, ecco, e Esatto. quindi li dava a questo tizio, però diciamo che no, non Io credo so che ci sia. ci sono tanti problemi, ad esempio, con i supermercati, come ad esempio, che ne so, la Lidl o quelli che insomma hanno anche il reparto pane, e so che spesso buttano via una quantità allucinante di pane perché per qualche legge proprio Esatto, sì. non possono darglielo. Quindi non è solo un problema di poca volontà o di menefreghismo, ma è anche un problema Proprio legislativo. sì. Non Esatto. siamo pronti a fare questa cosa, ecco. Poi, vabbè, ci sono le mense per i poveri, ci sono i modi per girare. Ad esempio, a me capita spessissimo di vedere nei supermercati, non qui a Ferrara, ma dai miei, quindi in Veneto, alcuni supermercati hanno tipo i cestoni per la raccolta. Poi, vabbè, più delle volte sono per come si dice, i canili. Canili, gattili, quindi raccolgono cibo per gli animali. Però alle volte ci sono anche quelli, tipo, che ne so, dell'UNICEF, del Save the Children o altri, periodicamente, che mettono i cestoni, tu puoi portare del cibo, oppure le famose sportine che ti danno, le borsette, che ti danno tipicamente sotto Natale, con cui fare la spesa, e poi gliele lasci e loro le portano appunto ai più bisognosi. Però anche lì non è che stai riciclando il No, cibo stai che tu non facendo la mangi, spesa stai prendendo praticamente. cibo nuovo. Quindi sì, va benissimo comunque, è una bellissima iniziativa, però non è la stessa cosa. È per questo che secondo me è difficile, cioè è ancora presto secondo me per questo step qui. Non Dobbiamo un siamo attimo, non solo attrezzati. qui, ma anche all'estero, credo. Poi qualcuno, se non sbaglio, non so se hai visto la chat, parlava appunto sia di Italia che di Francia, che diceva, l'ha fatto Sala per i cibi delle mense. Sala è il presidente Sì, è il sindaco di della Milano. Lombardia? È il sindaco di Ah, Milano. okay. Ah, scusate, è il Ok. sindaco. Scusate. No. Per i cibi delle mense, Esatto. esatto, oppure, cioè quello che, perché non la so È questa, quello la raccoglie. che ti dicevo prima Vai, vai. di Milano Ristorazioni, che avevano fatto in modo di donare tutti i cibi che erano più o meno pronti dalle mense milanesi, delle scuole, piuttosto che forse anche di mense di lavoro. Principalmente, siccome le scuole sono state chiuse in questo periodo per il coronavirus, invece di buttare via tutto il cibo che avevano, Sala è riuscito a fare in modo di sistemarlo diversamente per non buttarlo. Però appunto è una cosa. Come dire, è la pecora nera, nel senso che non è una cosa usuale, non è qualcosa che si fa troppo spesso, almeno che io sappia. Poi, appunto, la legge sicuramente non No, credo infatti. che lo permetta ancora, quindi. No, infatti è la prima volta che ne sento parlare, per cui credo, cioè, per quello che so io è l'unico che lo fa. Magari se venite da altre zone ce lo fate sapere. Io so che la Coop donava spesso la mensa del povero a Como, sì, però anche queste sono tutte scelte del singolo supermercato. Non è mai una direttiva nazionale, soprattutto per quanto riguarda i grandi supermercati, quindi è quello il problema, che si va a scelte personali del direttore di quel negozio, quindi sono cose, siccome comporta anche un certo impegno, una certa organizzazione, bisogna sapere la legislazione, cosa permette di fare e cosa non permette di fare, molto spesso la gente lascia perdere. In Francia è per legge, e qui esce il mio nazionalismo latente. Quindi in Francia per legge quello che avanza dai supermercati, cioè non ho capito, viene portato alle mense dei poveri, che cosa? So che c'erano delle normative che vietavano la donazione di cibo, ma forse qualcosa è stato fatto, sì, è quello che dicevamo prima, tipo quelli in scadenza. Anche la Coppa Pavia, ma penso sia solo Coop. In Italia penso poco o niente. Sì, infatti. Mi sa perché vedevo solo loro donare. Anche nella bassa bergamasca alcuni negozi donavano il pane, ma sono stati Eh bloccati sì. anche dalla finanza. Sì. Lo so che è assurdo, però ragazzi, le leggi sono quelle, cioè nel senso, se ci sono bisogna rispettarle. Il problema è che quando non vanno bene bisogna cambiarle.
Non è che, ah, perché una legge non è giusta, allora la infrangiamo, ce ne sbattiamo le palle. Perché magari dietro a quello che a noi può sembrare ingiusto c'è C'è un un senso, ragionamento logico. certo. Adesso non voglio entrare nel discorso, però anche oggi ne discutevamo nel gruppo È nostro vero. di Twitch su, ma perché hanno deciso di chiudere le scuole un'altra settimana? Che te frega? Cioè, nel senso, ti hanno detto di farlo, fallo, non stare a diventare cretino. Io posso capire che ovviamente uno scocci o sia problematico restare a casa da lavoro, ma se restano chiuse le scuole per un giorno in più, non credo che sia la fine del mondo. E soprattutto se l'hanno fatto, vuol dire che dietro c'è un ragionamento, per quanto assurdo vi possa sembrare. Quindi non prendiamo ogni legge, ogni cosa che ci viene imposta in situazioni particolari, non dico di emergenza, perché non solo in emergenza. Come un qualcosa che, ah, voglio capire perché, cioè, alle volte delle cose non le possiamo capire perché, cioè, se la gente studia per anni c'è un motivo, e, se no, cioè, potrebbero farlo chiunque, nessuno studierebbe, uno si inventa e dice, ah, invento io il vaccino per il coronavirus, capito? Invece no, non funziona così. Quindi questo vale un po' per tutto. Cerchiamo un attimo di, ognuno faccia il suo e cerchi di fare del suo meglio. Poi, state sicuri che se quella cosa che hanno deciso di fare è una cazzata, chi ha competenze per dire è una cazzata c'è e lo dirà, ma non siamo noi che non ne sappiamo una fava in merito. Ok? Quindi, cioè, con i dovuti modi i cambiamenti si fanno, però non bisogna essere ansiogeni, ecco. Ma si può donare solo cibi in scatola o comunque confezionati? Non te lo so dire perché dipende dalla situazione, però mi sa che quello che non è confezionato è un grosso problema donarlo, sotto qualsiasi forma, proprio per il fatto che non puoi garantire la sicurezza sanitaria del prodotto, Esatto. perché è aperto, cosa ci hai fatto con quel prodotto prima? L'hai tenuto in frigo, l'hai tenuto fuori frigo, come l'hai cucinato? L'hai cucinato bene, l'hai cucinato male, ti eri lavato le mani quando l'hai cucinato? Cioè, mille punti di domanda. Invece, se è confezionato, sai che è sicuro. Per questo che è problematico, capito? Cioè, è un discorso molto delicato. Per il banco alimentare, solo cibi a lunga conservazione, dice Cinzia. Mi è saltata la connessione. Comunque, per legge intendo che in Francia i supermercati erano obbligati a donarlo. Ah, ok. Non so ora con il cambio di presidente. No, non te lo so dire nemmeno io, però sì, cioè, quello sicuramente, cioè, se è organizzata la cosa può funzionare Però assolutamente ci sì. devono essere le leggi, se no qui da noi non si, giustamente non si muove niente. Perché, ripeto, è un grosso problema, una grossa problematica, non è così semplice come può sembrare. Cioè, esco dal supermercato la sera quando chiudo e porto il cestino di roba. No, non lo puoi fare, proprio per questione di sicurezza. Quindi dobbiamo essere sicuri che la gente non muoia di fame, ma neanche che muoia perché lo faccio ammalare io, capito? Con quello che gli do, detta in maniera Sì, molto però spiccia e così. Va semplificata, ecco. Ok, poi? Avevamo basta. Siamo arrivati ai finito? 9, sì. C'era qualcuno che aveva menzionato proprio all'inizio della live gli all you can eat. Sì. Piccola parentesi, anche lì, cioè, basta sceglierli adeguatamente. Non è che non vi dico di andare all'all you can eat, poi magari la nutrizionista vi dice qualcos'altro, però io vi dico andate e mangiate tutto quello che volete. Ma magari state accorti, invece di andare in quelli che hanno tutto il vario bancone con tutte le cose distese che vengono fatte a ruota e quindi di conseguenza in abbondanza e anche in eccesso vengono sprecate fondamentalmente perché la sera le devono buttare via e se non le buttano via rischiano perché tecnicamente per legge non puoi riutilizzare determinati cibi anche per il giorno dopo, perché oltre che essere immangiabili possono essere pericolosi dal punto di vista sanitario. Magari andate in quelli dove vai ad ordinazione, che sono comunque all you can eat, comunque paghi un prezzo fisso. Ormai stanno spopolando anche quelli, tutti quelli con i banconi adesso si stanno convertendo ad ordinazione. Immagino ve ne sarete accorti. In quel modo lì loro ci risparmiano perché devono cucinare meno cibo, perché cucinano solo quello che ti portano, non cucinano in eccesso. E di conseguenza anche tu causi un minor spreco. Quindi ordini solamente quello che mangi e non hai dei pentoloni che rimangono lì fino a sera e poi vengono buttati via. Quindi anche questo può essere
Non so ancora che. Io mi metto a cucinare intanto. Va bene, bravissimo, Penelope. Va bene, hai qualcos'altro da dire? No, io no, nel senso che mi sembra abbiamo spiegato bene ogni punto, dato anche qualche consiglio utile, che era la parte che ti premeva un po' di più e che era giusto dare, insomma. Penelope sta dicendo: quelli stile buffet non sono comunque igienici perché ci respiriamo tutti sopra, che schifo. Sì. Ah, qui si apre un'altra No, parentesi che che non non finiamo più, eh. tratteremo qui. Che non tratteremo No, qui, basta, non ce la faccio assolutamente. più. Perché il fruttivendolo invece non ci parla sopra la gente. Non entriamo nel discorso No. perché è estremamente pericoloso. No, va bene, nel senso, ne Sì. parleremo per altre 2 ore, ovviamente. Sì. Magari facciamo un'altra live, se vi interessa ne discutiamo del rischio biologico di questa cosa. Chiamiamo anche Stefano Bertacchi, così Sì, magari così. ci sa dare qualche indicazione in più. Esatto. Va bene, No, che dici? va bene. Salutiamo? Salutiamo, sì, grazie per essere stati con noi. Vi ricordiamo, Esatto, stasera c'è grazie qualche della. live? Sì. Bravissima. Stasera Domani? no, mi pare di No. no, però domani siamo live. No, Tu hai sotto mano il invece calendario io perché non me sì, lo ho sotto ricordo. mano il calendario, c'è te a stasera. No. Urca, sì, mi ero dimenticato, assolutamente sì. No, tra l'altro fa una cosa Interessante. molto dark, molto dark, molto creepy. No, parla delle sibille, Sì, particolari esatto. sibille sfigate, devo capire esattamente che cosa intende, però è una cosa sicuramente interessante e comincia alle 21, quindi Esatto. andate a cena, cenate e poi tornate qui se vi interessa l'argomento, siete sempre i benvenuti. Io vi ringrazio per la compagnia, per tutte le cose che ci siamo detti insieme, che questa cosa della rucola mi ha sconvolto, ma va Sì, bene, cercherò di andremo a farmene una meditare su ragione. questo. Esatto, però grazie della serata, vi ricordo che tutte le informazioni le potete leggere qui sotto nelle info, sia che siate da PC sia che siate da app sul telefono. Per sapere il calendario e discutere con noi c'è il canale, anzi adesso vi metto il link, se riesco con una mano sola, adesso eccolo qui. C'è il link del nuovo canale per, ecco, ho pure sbagliato a mettere il link, vabbè, che è Yeah Science Twitch, tutto attaccato. Lì trovate il canale e se volete potete anche unirvi invece al gruppo di discussione dove invece si può parlare un po' di più. Questo per cui se non volete tante notifiche, vi iscrivete solo al canale, così sapete quando siamo live. Se invece vi va di discutere e creare la community, che adesso sta crescendo tantissimo, siamo super contenti di questa cosa, vi potete unire al gruppo. Ecco. Tutto qui e basta, non vi rompiamo altro le Basta. scatole, no? Andiamo a Va mangiare che bene, c'ho una sì. fame Esatto, anche a me è venuta la allucinante. fame. Va Va bene, ciao bene, ragazzi, vi ciao. Ciao, ciao. ringrazio. Ciao, ciao, ciao.